Buongiorno, il jet lag stavolta l'ho sentito, un pochino l'ho sentito. Stamattina sono letteralmente le 8 e qualcosa, tipo le 8:45. Alle 9 ho appuntamento con Ross giù per fare colazione insieme. Ho faticato ad alzarmi, anche perché più che altro sono andata a dormire alle 5:20, quindi ho veramente dormito tipo poco meno di 2 ore. Il che era meglio che non dormivo proprio, veramente. Comunque, mi sembra assurdo perché mi sono un attimo affacciata. Già fa caldo. Già fa caldo. Apriamo un attimo la finestra. Almeno faccio cambiare un po' d'aria. Comunque, vi giuro, fa già caldo. Cioè, proprio. Già io percepisco il caldo. Anche fuori. Quindi, buongiorno Sol, buongiorno. Ieri qua ho preso un po' dei miei vestiti, come vedete. Letto, vi giuro, ma comodo, comodo, comodo. Mi sciacquo il viso, faccio la skincare, ovviamente. Scendo giù a fare colazione. Quindi, vediamo anche la colazione dell'hotel. Ovviamente, qui ho già tirato fuori tutti i miei prodottini. E vi scrivo sia nell'info box sia qua in sovraimpressione il codice che potete utilizzare come sconto questi giorni. C'è anche un regalino insieme, quindi insomma leggete tutto bene le info per capire, perché chi ha provato i prodotti sicuro li vorrà ricomprare ed è un codice super alto, quindi approfittatene. Chi invece non lo sa, adesso avrà una nuova ossessione. Poi io spruzzo questo qui che è il mist idratante. Ovviamente super siero, questo qui è il My Hero Repair, è quello che contiene l'acido ialuronico che è bello idratante ma si assorbe letteralmente subito. E poi ovviamente la mia amatissima, questa ormai la sapete, se non l'avete mai provata, io non so come riuscite ad andare in giro. Una cosa meravigliosa. Ovviamente adesso faccio skincare dopo. Appena torno dalla colazione, visto che tanto abbiamo appuntamento con tutte le altre ragazze verso le 11, poi mi trucco. Intanto metto anche un po' di SPF. Mi raccomando, importantissimo anche questo. Tra l'altro, non vi ho fatto vedere questo super ascensore tecnologico. In base alla chiave, tipo io sto al 17° piano, vedete? Voi la mettete, vi porta direttamente al piano, ma credo la colazione sia al quarto. Dico credo perché in teoria, boh, forse sta scritto qui. Qui ci sono tutte le robine calde, tutte le cose, eccetera, eccetera. Ci stanno anche waffle, eh? Capisci? Certo, la zuppa di patate dolci la mattina, sì. No, c'è il kimchi, ti prego. Lo dobbiamo andare a provare il kimchi la mattina. Come una bella insalata Le qua. Che fai? mozzarelline. Te ne privi? Però c'è anche della Nutella. A casissimo. Ok. Ma sì, proviamo tutto. Sapete cosa hanno in Corea? Non hanno né quello di soia, né quello di mandorla. Tutti questi latti un po' particolari. Né quello senza lattosio. Io provo a fare non il loro amato americano, che lo sapete qua escono pazzi. Caffè latte. Caffè latte Yamboga. Sono tornata in camera, ero pronta qui a make-up-armi e ho visto queste cose che si muovevano. Dico, ma che cos'è? Sono le persone che effettivamente puliscono i vetri da fuori. Non so a che punto sia il tizio perché non lo vedo. O comunque tentare un restauro. Praticamente ieri in aereo ho perso le mollettine, quelle che metto sempre per tirare indietro i capelli, quindi boh, non so come farò, però staremo a vedere. E poi io e Rose abbiamo comprato appunto le lenti. Non le ho ancora mai messe da quando mi sono operata gli occhi. Ovviamente non sono graduate. Proveremo l'ebbrezza di tutto ciò. E soprattutto se l'effetto è come voglio io. Vediamo. Oddio, le corde si stanno muovendo. Comunque, questo qui è l'effetto delle lenti. Allora, sembra che io abbia l'occhio più grande, sicuramente, però colora soltanto l'esterno, tipo il contorno e basta, perché poi il dentro, insomma, è il mio solito. Quindi, dovrò comprare un altro tipo, mi sa, perché non mi soddisfano. Ok, make-up terminato. Ho usato anche un po' delle cosine appunto che ho acquistato ieri. Mi piace molto, alla fine ho un look semplice, ma
sistemato, ok? Quindi adesso metto un attimino a posto qua il caos, tra virgolette, perché il mio caos è sempre molto tra virgolette. Tra l'altro è stato bellissimo perché mentre mi truccavo c'era il tizio che puliva i vetri e lui tranquillo che oscillava da una parte all'altra. Non ve l'ho ripreso perché insomma era qua, però è stato bellissimo. Allora, ovviamente questo ormai è immancabile, versione light molto più buona. Stiamo per fare uno di questi photo booth. Tra l'altro vedete, c'è la piastra, la spazzola che potete usare. Ci sono tutte le foto e i cappellini, le cose che vi potete mettere. Una figata! Vedete, poi entrate e fate la foto, quindi adesso vediamo. Tra l'altro costa 4000 won questa piccolina. E quella più grande, che è tipo questa, 5. Allora, quelle che hai fatto le possiamo selezionare. Questa? Dal finger heart, sì. Questa e questa? Original bright, very bright. No, che carini. Bello. Sì. Stamattina shopping di vestiti. Ma quante robe carine. Ma è carinissimo sto posto. Carina. Guardate gli unbox, che carini. Il nostro team, parte del nostro team. Però qui sì, praticamente stando vicino ai tempi, ci sono tutti appunto gli unbox che potete prenotare. E vi dico che se andate vestite con le unbox vi fanno entrare gratuitamente al tempio, altrimenti dovete comprare il biglietto. Quindi info utile per che venire in Corea. Lo devi pagare. Sì, 2 ore 10.000 won, che erano tipo poco meno di 10 euro, tipo una cosa del genere. Ma che carino questo, un altro photo booth tutto rosa. How is this zone called? Gwanghwamun. Okay. Gwanghwamun and then Gyeonggukdo. Yeah, so it's very important building. And if you go dressed in a hanbok, the entry is free, right? What is, yeah, entrance is free. Yeah, and you have okay. Quindi sì, quello che vi dicevo praticamente. Ho visto il vlog di una tipa che entrava qua l'altro giorno, quindi fa stranissimo essere letteralmente qui. E ci stava dicendo che questi sono gli abiti un po' più moderni, mentre quello più tradizionale è quello che hanno le ragazze davanti, che è un po' meno decorato praticamente. Ah, uffici, no? Così. E poi qua passiamo a tutt'altro. Tradizionale, tempio. Guardate che bello, è bellissimo. E poi in lontananza le montagne. È bellissimo. It's beautiful. And the mountains makes everything so suggestive. Yeah, 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 yeah. So it's really everything with the mountains. And then I will get the tickets, you can wait here for me. Yeah, thank you. Ok, praticamente è il cambio della guardia, tipo. Molto carine. Andiamo. Il nostro fotografo è un mix tra coreano e inglese, più italiano che inglese. Adoro. Ci ha fatto un po' di foto tra le colonne qua. Poi spero di riuscire a caricare. Ross, posa per noi. Brava. Giusto Rosalba può posare per noi. Diciamo, il mio livello di posing è veramente scarso, scarsissimo. Di nero, proprio streetwear. Le altre tutte carinine. Sì, infatti oggi dovevo mettermi il vestito probabilmente. Ma vabbè, non è stata cosa buona e giusta. Vabbè, avremo così delle foto a contrasto, così non siamo tutte uguali. Noi comunque dobbiamo un po' differenziarci, giustamente. I mean. Ok, per questo forse non siete pronti. Oh, voglio dire, è veramente bello, molto bello. Fa molto decetà qua. Questa è un'altra parte ancora. Noi siamo arrivate da qui. Stiamo andando verso quest'altro tempio qua. Addirittura c'è tutta l'acqua intorno. Ma vi giuro, questi vestiti sono bellissimi. Piccola pausa con questo che non ho capito, ma hanno detto che fa bene alla pelle, quindi lo sto bevendo super super dolce.
e poi abbiamo un tortino di riso. Il problema è che a quanto pare, cosa che invece pensavo fosse il contrario, in Corea i dolci sono super dolci, cioè proprio super dolci. Idem le bevande, ovviamente. Buono, fresco, ma dolcissimo, è dolcissimo. Però fa bene per la pelle. Quindi non lo so quale sia meglio delle due cose: diabete o pelle sana. Ok, siamo arrivate al Buchananok Village, che è questo. Ross is our model. Ci stava spiegando che praticamente ti dicono di fare silenzio in questa zona perché ovviamente le persone ci vivono, cioè letteralmente questa è casa di qualcuno, nonostante sia un posto così particolare, perché è veramente tanto tanto caratteristico. Poi passano in continuazione macchine, non noi facendo la salita. Cioè io proprio ho scelto il momento migliore per parlare di questa cosa. Mandù, finalmente. Ho preso il Buchong Dumpling Soup con i mandù, ovviamente. È arrivata la mia, bella bollente. Tu che hai preso? Questi, ah, con le verdure. Siamo tornati in hotel, tra l'altro mi hanno rifatto il letto e mi hanno messo praticamente a posto tutto quello che avevo lasciato nel bagno. Io di solito sono sempre molto ordinata anche negli hotel perché è una cosa mia. Quindi insomma vedete, questo è il massimo del mio disordine, insomma lì ho tutte le cose appese e basta. Però avevo lasciato un po' di prodotti in bagno, messi un po' aperti, no? Ho aperto il kit questo qua, me ne hanno messo uno nuovo e qua mi hanno messo tutti i prodottini, vi giuro mi ha fatto morire questa cosa. Tra l'altro qua sotto, io non l'avevo notato, ma qua sotto c'è il phon, c'è tutto messo, vedete, in queste pochettine di feltro, c'è proprio il phon. Tra l'altro mi è venuto un mal di gola tremendo, secondo me è stata l'aria condizionata sull'aereo, perché tamponi ne ho fatti tipo più in questi giorni che in tutti gli anni di Covid, quindi insomma non penso proprio che ci sia questo problema. Proprio l'aria condizionata, quindi ok, comunque adesso vi faccio un piccolo touch up velocissimo. Tra l'altro è il primo giorno che appunto mi metto le lenti e le tengo tutto il giorno. Pensavo mi dessero molto più fastidio, onestamente, perché io ho sempre avuto l'occhio molto sensibile. E poi appunto riandiamo a fare un giretto, vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo comprare, acquistare, non lo so, anche se c'è qualcosa che mi volete consigliare. Tra l'altro devo ancora caricare il video che vi ho girato ieri, cioè voi sicuramente l'avrete già visto prima di questo, però io sto ancora tentando di capire con l'orario, perché qua ad esempio sono quasi le 6 di pomeriggio, mentre da voi sono le 11 di mattina, quindi devo ancora aspettare qualche ora per pubblicare le cose, ma anche tipo i post di Instagram, per dirvi. Comprando le Crocs con la platform, giusto Ross? Poi te le metti qua? Sì, ma anche in Italia. Ah, le hai prese tutte e due alla fine? Sì, perché poi si sono scontate. Poi andiamo a comprare gli aggeggini da metterci sopra. Ecco anche tutti i cosini da mettere sulle Crocs. Sono troppo carini. Diamantini. Comunque vi giuro, prima volta che io li vedo, cioè vedo le loro facce in Corea. Cioè letteralmente prima, forse ultima volta. Paradossalmente, no, non dico pensavo di vederli ovunque, però pensavo di vederli molto di più e non sono da nessuna parte. Comunque abbiamo fatto altro shopping di skincare, cose eccetera, si aggiungerà poi al video haul tutto ciò. Stasera siamo in questa zona che è molto carina e è piena dei famosi tavolini dove drinkano il soju. Adesso ve li faccio vedere appena arriviamo un attimino. Capisci che stai in Corea? Sì. Comunque ogni volta mi devo far ridire il nome delle zone perché io non me le ricordo. Ixandong. Ok, Ixandong. Jongno Yukka, Jongno Samka, but this village, this is not so full because it's like Wednesday. Ok, e qui ci sono tutti i posti dei barbecue. Troppo carini. Anche i ragazzi, molto carini. Gattino. Gattino? Ciao signore. E il gatto? Gattine. Amore gatto. Comunque adoro che sono tutte stradine letteralmente così. Guardate questa che bella!
Guardate cosa abbiamo trovato. A parte qua è pieno di specchi dove si fanno le foto in continuazione. Questa cosa è troppo carina, le coppiettine. Poi qua potete prendere la pallina con... penso ci sia qualcosa dentro, destino, roba. Questo in base all'anno in cui siete nate. Io ad esempio sono nata nell'anno della tigre, sarebbe quella che poi è l'anno anche corrente di adesso. Invece lì ci sono i segni zodiacali. Questo sarebbe il mio. Ross, tu che eri? Sono il coniglio. Tu sei questo, siamo vicine, vedi? Tu sei coniglio, io tigre. Giustamente, ci siamo scambiate i bias. Qui ci sono i segni zodiacali. C'è qualcosa dell'amore. Poi questa va rimessa lì nel coso. Allora, mi ha letto la carta, mi ha detto l'amore, cioè, proprio prospererà così, a fioco, non saprei più dove metterlo. Non proprio così, nel senso, tutte cose abbastanza positive, lavoro, cose, no? L'amore. Io forse mi ammalo. Lei si ammala perché non dorme, apparentemente, perché è qualcosa, insomma, deve essere, però arriverà qualcuno nella sua vita. La sua vita amorosa. La mia vita amorosa invece è destinata a non esistere. Cioè, penso ci sia proprio stato scritto no. Cioè, non è tua cosa. Giustamente. Quindi, che vi devo dire? Terrò questo foglietto per ricordo. Per asciugarmi le lacrime. Quando dovrò piangere. Così. Scusate, ma zio cucina? Cioè, anche ok. Ok. Poi molto Italian dentro, veramente. Quindi siamo venuti qua, che si chiama Flippers, che abbiamo trovato anche su Instagram, e sembrano troppo, troppo buoni. Che avete la view sulla cucina. Allora, queste sono le bevandine. Ma sai che pure queste con la frutta sono troppo zuccherine, perché qua fanno tutto zuccherino. Ma sicuro? Sì, affogato io. Io. Il caffè prendi? Sì. Brave? Sì. Ma tanto a me il caffè mi fa l'effetto contrario, eh. Ecco perché io non lo bevo. E a me mi fa venire sonno il caffè. Ma bene. Comunque adesso mangiamo queste robine molto buone e beviamo qualcosina. Domani vorrei di nuovo il riso. Bibimbap. Bibimbap. Sì, ma prova anche prova il tofuki, fidati. Il tofuki. Hai presente gli spaghetti che ti sei mangiato oggi, ramen? Però con le rice cake. Bibimbap. Quello è buono. Questo è quello di Ross. Eh sì, perché l'hanno schiacciata, vedi tutti i pezzi. Prova. Riprendiamo il mio che invece è un po' tranquillo, carino. Questo è quello di Ele, vedi che c'è l'era che viene. Sai che è meno dolce di quello che pensavo. È buono, l'hai assaggiato? È buono, è però buono. È meno dolce di quello che pensavo. Ah, meno male. Una cosa. Tipo Blackpink Mix. È soda, è vero, è frizzante. È soda, non è male, però è strano. Mi vedere se questo è dolce. No, non è dolce. È un cavolo. Devi provare. Sta di caffè. Ma c'è il latte però. Vai. Mono. Mono. Bevitelo un po' se vuoi. Tanto non lo finisco. Provando i filtri di Snow. Questo è carino, sembra tipo quello del photobook di stamattina. Ma secondo me li sono i filtri. Thank you. Where's? Ecco, l'ho trovati, i famosi tavolini dove bevono il socio. Sono andata un attimo dal team e mi ha rifornito del multibalm. Poi questa qui è la fascetta che avete se usate il codice sconto che mi hanno dato in questi giorni e l'avete in regalo. Questa qui è la nuova bag che ci hanno dato in anteprima, insomma. Outfit velocissimo, letteralmente mi sono cambiata giusto qualche pezzo perché la sera fa freschetto. Questa tra l'altro è la borsettina che ho comprato stamattina, ciabatta, perché non c'ho proprio voglia di vivere. Qua vanno in giro veramente stilosi, ma allo stesso tempo tu lo vedi come se si fossero appena svegliati, cioè senza nessun tipo di no. Anche questo cardigino l'ho comprato oggi. Adesso riusciamo. Per fortuna mi sono ricordata la chiave perché già l'altro giorno me l'hanno dovuta rifare. L'altro giorno, ieri me l'hanno dovuta rifare. Tra l'altro ogni superficie è specchiata in Corea, cioè letteralmente ci sono specchi ovunque. Io il resto stiamo programmando di fare un video assaggi poi. Guardate tutti i noodles che hanno, le cup, queste cose quelle che ho comprato, ma tutti gli snack, cioè, vi prego, tutte queste robe, noi le dobbiamo assolutamente provare, cioè, i pepper al formaggio mai visti, ad esempio, ma tipo le Pringles fatte con l'alga,
Mai visto in vita mia. No, piace. No, piace. No, ma quel piano. Ci dobbiamo tornare assolutamente. Io vorrei questa lotion baby, però mi piace un sacco perché lilla. Non si fa influenzare dai pack, Rosalba. Molto semplice. Qui che c'è? Mozzarella. Vi giuro, io comprando tipo la qualunque. La qualunque. Ma questa è la marca del coso. Per fare il bibimbap. Non so che kit è per fare il bibimbap. Questo è il gochujang. Gochugaru. Come possiamo ben notare, io ho un'ossessione. Lei ha scoperto questo amore per il bibimbap. Mi sa che qua non c'è la carne comunque. Non lo so, bisogna sono tradurlo con un po' poco. Sì, quello di tipo... prima lo tradurlo bustine. Tipo il kimchi è molto buono, però si deve trovare quello lì fatto senza... Ah. Sì, direttamente quello, guarda che ne sono 40. È vero, questo è, poi me lo porto via, certo. Nostro solito giretto notturno. Tra l'altro non è insolito vedere, vedete, persone tipo ubriache, diciamo, per strada. Questa non è la prima volta che la becchiamo, una persona in questo stato. È super strano perché in Corea ti senti sempre super tranquilla a fare tipo qualsiasi cosa. Se noi tranquillamente usciamo, beh, che non è tardissimo adesso, non è come l'altro giorno, però. Tra l'altro domani abbiamo un trattamento fighissimo con una dermatologa degli idol. Vi dico solo questo, non vi do altri spoiler. Tanto tempo che voi vedete il video col fuso e tutto, noi avremo già bello che fatto, ne abbiamo parlato su Instagram. Posso dirvelo, la dermatologa degli Stray Kids. Adoro. Rosalba. Quindi siamo molto molto emozionate. Ti prego, cioè, fammi rivivere questa faccia. Allora, a parte che ho comprato anche gli amici qua tutti insieme. Bollitore. Adesso Ross non ha mai mangiato i baby mien. Qual è questo, quello col formaggio? Sì. Abbiamo preso un po' di cose. Ma perché è dolce pure il formaggio? Io ho capito perché dicono che sono sempre a dieta qua in Corea. Cioè, è impossibile. È tutto dolce. Vabbè, adesso ci facciamo il baby mien. Questo qua finalmente col succo di mela. Che non ho mai provato con il succo di mela. Oh, wow. Lasci poca acqua e metti tutta la salsa. Sì, pure. Cioè, io lo farei così. Sì, no, questi con l'uovo è forte. Perché vedi, sono pallidini così altrimenti. Per finire in bellezza il video di oggi, sto facendo una diretta su Instagram perché lì da voi in Italia sono le 7 di sera, qua sono le 2 e 10 di mattina, però ovviamente bisogna compensare con gli orari, quindi salutate tutti, mi raccomando, tanto tra un po' mi devo mettere a montarlo, quindi lo vedrete praticamente il giorno dopo da voi. Quindi anche per oggi vi do la buonanotte. Qua sono quasi le 4. Veramente non pensavo il jet lag questa volta mi avesse colpita così forte, ma lo ha fatto. Non riesco proprio ad andare a dormire, a parte le mille cose che devo fare, ma proprio non riesco ad andare a dormire perché non ho sonno e non sono stanca. Nonostante camminiamo, facciamo cose tutto il giorno. Comunque, adesso quindi mi metto a montare questo video. Domani un'altra giornatina che vi giuro. Voi non siete pronti, quindi vi aspetto nel prossimo video ovviamente e ci vediamo presto.